Presidente, presidente. L'insegnante è tenuta alla denuncia, è un pubblico ufficiale, l'ha tenuta alla denuncia immediatamente. L'ha fatto tre volte. E chi ha denunciato? Non è andata dai carabinieri. Presidente, ma la mia assistita con l'altra insegnante, Cinnamo, e con altre tre insegnanti hanno chiamato la preside, però non sono andate dai carabinieri. E le dico che ma la preside va informata, eccola, andava dai carabinieri informando la preside. La preside deve essere informata. Ma se io... il dovere imprescindibile spetta all'insegnante. L'insegnante vede quel bambino ogni giorno. Non lo Presidente, segna sul registro di classe quello che ha visto. Guardi, prima di tutto. Guardi che doveva andare dai carabinieri. Se non avesse creduto alla sua dirigente, se avesse sospettato... Mi faccia completare. La prego, perché dire doveva andare dai carabinieri e doveva andare agli assistenti sociali ci può stare, okay. Ma nella ipotesi che prospettavo prima, il bambino torna a scuola sempre nelle stesse condizioni, io non mi fido della buona fede del preside. Prendo il preside per le orecchie e ci porto a dai carabinieri. Non è tutti i giorni. Faccio vedere non è tutti i giorni. Un attimo. Non è tutti un attimo, i giorni. Avvocato, le faccio vedere questo passaggio che va in direzione sua. Avvocato, non è tutti i giorni. Sono tre volte, l'ha detto prima. Onorevole, lei l'ha detto prima. Non sono è tre. Tutti i giorni, va bene. È solo tre volte. Va bene, se noi prendiamo quella intercettazione delle foto. Però scusi, solo tre volte arriva una con l'orecchio mangiato. Ma scusi, ma c'è quel problema. Ho capito, avvocato. Lo so, è vero. Allora, il maltrattamento, vi faccio dire questo.